iniziative messe in campo dalla comunaglia di Setterone per vietare nel proprio territorio la raccolta funghi ai forestieri non piacciono a molti cittadini e commercianti dell'Alta Valtaro. Migliaia di persone provenienti da tante regioni d'Italia si sono ritrovate sabato al carnevale estivo di Borgo Taro, una delle edizioni meglio riuscite in assoluto. Ma una locandina della Gazzetta di Parma che lega alcuni fatti criminosi avvenuti in Valtaro all'evento estivo rischia di compromettere il lavoro svolto in questi anni dagli organizzatori. Da domenica 7 agosto tornano in San Rocco a Borgo Taro il mercatino di artigianato valligiano e quello delle pulci, in più una bella mostra dedicata allo scultore Aldo Tagliavini. Per 2 giorni Berceto è tornato indietro nel tempo offrendo uno spaccato dell'età medievale che nel borgo ha lasciato suggestive tracce di arte, architettura e fede. È in svolgimento in questi giorni un torneo di golf organizzato dai fratelli Lusardi, originari di Borgo Taro ma residenti in America, le cui premiazioni avverranno venerdì in municipio. Buonasera telespettatori di Radio Teleappennino Parma e benvenuti al telegiornale. Molti cittadini ed operatori commerciali preoccupati, qualcuno addirittura sul piede di guerra, da quando si è saputo che la comunaglia di Setterone nel comune di Bedogna ha intrapreso alcune iniziative per vietare la raccolta di funghi nel proprio territorio. In questo modo, dicono, si sta davvero uccidendo il turismo del nostro territorio dell'Alta Valtaro. Sentiamo Pierluigi Previ. Le rivalità tra paesi stanno uccidendo il turismo. Il grido d'allarme arriva da numerosi cittadini e operatori commerciali dell'Alta Valtaro preoccupati dall'iniziativa che la comunaglia di Setterone in comune di Bedogna ha intrapreso per vietare ai forestieri la raccolta dei funghi nel proprio territorio, anche dietro pagamento del regolare tesserino, per riservarla ad una costituenda società di gestione delle risorse boschive in cui si potrebbe entrare solo versando una cifra annuale che molti giudicano eccessiva. Un'iniziativa che, se in futuro fosse imitata dai paesi vicini, provocherebbe, secondo molti, il crollo delle presenze turistiche nella zona. La vicenda ha avuto inizio qualche mese fa, allorché la giunta della comunità montana ha deliberato l'ampliamento alle comunaglie di Romezzano e dei Bruschi della zona di raccolta funghi del Monte Penna, che già comprendeva, oltre alla foresta demaniale di questo massiccio montuoso, anche le comunaglie di Setterone, Strepeto e Codorso, nonché i consorzi di Santa Maria del Taro, Alpe e Spora. Tale decisione ha suscitato le proteste dei membri originari, in quanto nei nuovi territori annessi la crescita dei funghi è scarsa, per cui non ci sarebbe un aumento della presenza di cercatori, mentre gli introiti dei tesserini dovrebbero essere divisi fra tutte le singole realtà, consorzi e comunaglie, proporzionalmente agli ettari di terreno posseduti. A questo punto, dopo che la comunità montana ha respinto la proposta di costituire 2 distinte aree di raccolta funghi, il Consorzio di Santa Maria e le comunaglie di Setterone, Strepeto e Codorso hanno minacciato di chiudere alla raccolta i propri territori. Mentre però gli altri soggetti si sono detti disponibili a trattare per giungere ad una soluzione di compromesso, la comunaglia di Setterone ha intrapreso un percorso totalmente diverso, costituendo una società di gestione delle risorse boschive nella quale si può entrare solamente versando 250 euro all'anno a titolo di quota partecipativa. Una cifra che, se confrontata con gli attuali 8 euro per l'acquisto del tesserino giornaliero, appare considerevole. Se infatti per un fungaiolo esperto ed assiduo la spesa si equivale, ai raccoglitori occasionali che vanno per funghi al massimo un giorno a settimana, il costo è parso esagerato. In molti hanno protestato, sollevando anche dubbi sulla legittimità giuridica dell'intera operazione, poiché la normativa vigente contempla solamente 2 possibilità: o la chiusura dei boschi ai forestieri
forestieri, riservando il diritto di raccolta ai soli proprietari, o la convenzione con la comunità montana, che dà all'acquirente la possibilità di scelta tra il tesserino giornaliero e quello stagionale. Interpellati in proposito, i dirigenti della comunaglia di Setterone si sono riservati di esporre le loro motivazioni dopo l'assemblea generale dei soci in programma per domani sera. Tra poco alle 21 è convocato il Consiglio Comunale di Bedogna, lo ha fatto il primo cittadino Carlo Berni, discuterà il Consiglio dell'adozione della variante al piano strutturale comunale, il PSC, e al regolamento urbanistico edilizio, la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale delle Muschi in località Alpe, la regolarizzazione dello stato di fatto in strada privata in via Ronconovo e l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale e relazione previsionale visionale programmatica per il triennio 2011-2013. Non mancheranno poi, come sempre, comunicazioni, interrogazioni e interpellanze. Centinaia, anzi migliaia di persone si sono date appuntamento sabato a Borgo Taro per il carnevale estivo. Forse questa tra tutte è l'edizione meglio riuscita in assoluto, davvero con tantissime persone che sono giunte un po' da tutte le parti d'Italia e poi si sono viste molte molte più maschere rispetto agli scorsi anni. Quindi davvero un successo da archiviare senza se e senza ma. È stato un grande successo, come era nelle attese dei partecipanti, nelle aspettative degli organizzatori, il carnevale estivo borgotarese svoltosi sabato scorso. Iniziato nel pomeriggio e proseguito sino a notte fonda, coinvolgendo l'intero paese, in particolare le quattro piazze strategiche del capoluogo della Valtaro e richiamando migliaia di persone. La formula ormai collaudata ha subito in realtà pochi cambiamenti, se non per uno spazio più ampio e adeguato per i bambini che si sono divertiti moltissimo tra giochi gonfiabili, elastici, zucchero filato e popcorn. Ovunque un fiorire di maschere, molte di più rispetto agli scorsi anni, e tanta, tanta musica per tutti i gusti, il vero leitmotiv di questa festa che ha coinvolto i presenti. Indovinata anche la scelta di gazebo, bar, cucine e grigliate. Insomma, uno spettacolo davvero molto riuscito, forse il migliore di tutte le edizioni, destinato a crescere sempre di più e rigorosamente gratis. Pieno zeppo, gente che è arrivata da tutta Italia e siamo orgogliosissimi. Percentuale 50-50 tra gli indigeni e i foresti? Ma sì, io direi di sì, perché i nostri danno una buona forza. Qual è la piazza che lavora di più? Ma al momento sta tirando molto questa qua davanti alla chiesa, cioè noi la chiamiamo così, comunque 11 febbraio, sta tirando tantissimo. Poi la novità quest'anno di questo anni 60 nella piazza Verdi, che comunque sta tenendo svegli anche i più veterani. Bene, e dopo? Ma dopo vediamo se si accontentano di arrivare a notte fonda, poi un buon cappuccino e via a letto. È venuta da Roma o da Pontremoli? No, da Pontremoli. È la prima volta che vieni qui? Sì, è la prima volta. Ti stai divertendo? Sì, tanto. Da dove vieni? Alessandria, Spinetta Marengo, provincia di Alessandria. Spinetta Marengo? Come ti stai trovando qui? Sì, benissimo. Sono venuto l'anno scorso. Sei già venuto l'anno scorso? Hai degli amici o sei venuto di tua spontanea volontà? Amici a Pontremoli. E ti hanno portato loro? Sì. Sulla cattiva strada? Sì. Ma c'ero già, però loro mi hanno aiutato. Sforzo notevole, come avete visto, quello messo in campo dagli organizzatori, che ha seriamente rischiato di essere vanificato però da una locandina della Gazzetta di Parma che, uscita ieri, ha gettato discredito su questa manifestazione immediata. Ovviamente la reazione del presidente dell'Associazione del Carnevale Borgotarese, Danilo Carretta, lo ha intervistato Pierluigi Previ.
Un'assurda locandina della Gazzetta di Parma rischia di gettare il discredito sul carnevale estivo borgotarese. Alcuni fatti relativi a un comunicato giunto dalle forze dell'ordine vengono contestualizzati temporalmente con la manifestazione svoltasi a Borgotaro. Questi fatti però con la manifestazione medesima non c'entravano assolutamente nulla. Sì, come hai detto tu, non c'entravano assolutamente nulla. Questo mi rammarica perché è stata una manifestazione abbastanza sofferta, ma come avete visto tutti, ben riuscita. Anche il fatto che quest'anno è stato proprio l'unico anno che non c'è stato niente, nessuna, neanche un accenno di rissa. Ieri mi giro per strada, mi trovo una locandina del genere, proprio vandali, ubriachi, spacciatori nel mirino del carnevale estivo, cioè una cosa assurda. Noi abbiamo chiamato subito la redazione della Gazzetta di Parma, abbiamo chiesto le delucidazioni e si passavano la palla uno con l'altro, proprio per questa cosa nessuno sapeva chi l'ha fatta e chi non l'ha fatta. Fatto sta che comunque un fatto che non deve più succedere, perché è stato preso in ballo il carnevale, che comunque una massa di gente porta, dunque ci può essere sempre anche qualcuno che non sa cosa fare, fa dei vandali, rompono qualche vaso o fanno qualche pisciata fuori posto, però niente a che fare con droga e armi e altre cose, come è stato riportato in questa locandina oscena. Per la rassegna Musica in Salotto, questa sera nella piazza del municipio di Albareto si tiene alle 21.15 il concerto del Corpo Bandistico di Albareto e del Coro Voci della Valgotra. La serata è organizzata dall'amministrazione comunale, dalla banda di Albareto e dalla Proloco. E ogni mercoledì, come sapete, un appuntamento diverso all'insegna della musica e dello spettacolo. Così non dovrebbe essere, ma in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palafungo. E la riserva naturale regionale e oasi WWF dei Ghirardi, nonché il Valtaro Photo Club, organizzano per domenica 7 una uscita di fotografia di natura e passeggio gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia. Dalle 16 alle 20, nelle ore migliori per la ripresa del paesaggio, verranno affrontate le basi relative ad attrezzatura, esposizione e composizione dell'immagine. Il ritrovo è alla sbarra d'ingresso dell'oasi sulla strada della Costa dei Rossi, che è raggiungibile, lo ricordiamo, da Bertorella. Per informazioni 349 7736 093. E adesso ci vediamo insieme il ricco, nutrito programma delle manifestazioni della chiesa parrocchiale di San Rocco per questo mese di agosto appena cominciato. Tutte le domeniche del mese di agosto, compresi i festivi e il 16, festività del patrono, aprono al pubblico il mercatino di artigianato valligiano, mostra mercato di finissimi capi di biancheria per la casa, ricamati a mano secondo le antiche tradizioni della valle, e il mercatino delle pulci, entrambi allestiti nei suggestivi locali dell'ex convento agostiniano annesso alla chiesa parrocchiale di San Rocco di Borgotaro. L'ingresso è libero e gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'inaugurazione avverrà domenica prossima, 7 agosto, mentre il 14 invece alle 18 si inaugurerà la mostra dedicata allo scultore ornatista borgotarese Aldo Tagliavini, nato nel 1906 e morto nel 1968, sempre nei locali dell'ex convento agostiniano, con ingresso libero e orari dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, aperto i giorni festivi di agosto, compreso il 16, e che rimarrà in visione fino al 28 di agosto. Il 15 agosto alle 11 Santa Messa in onore dei villeggianti e degli emigranti e festa della lavanda. Vi saranno bancarelle di lavanda, mentre a tutti i presenti saranno donati i sacchettini di lavanda, il profumo delicato della nostra valle. In serata, con partenza dalla chiesa, solenne processione con la statua del Santo Patrono per le vie del Rione. Il 16 agosto Santa Messa alle 11 e alle 17, apertura dei mercatini, delle pulci e dei ricami e la mostra d'arte. Il 21 festa del volontariato e festa solenne di San Rocco, Santo Patrono, con la messa alle 11, a seguire rinfresco nel cortile dei frati. In serata festa delle dolcezze dal mondo e delle torte nostrane. Il 28 agosto chiusura dei mercatini e della mostra.